Questi inediti nascono, tra virgolette, in Liguria, nel senso che il primo inedito è un diario che lui scrisse da scout durante un campo scout a Celle Ligure. Io ne venni a conoscenza nel lontanissimo ormai 2001, quando vennero appunto rinvenuti e ne parlò il TG regionale. Mi misi subito alla ricerca, fu una cosa un po' laboriosa, ma riuscì infine ad avere il nulla osta, la gentile concessione sia di Einaudi sia degli Arredi, e li potei pubblicare una prima volta questo 12 giorni al mare, questo diario, nel 2008, che era il centenario della nascita di Pavese. Successivamente è nata questa collaborazione, anche questa amicizia con Maria Rosa Masoero, che è la principale pavesologa in Italia, se così vogliamo dire, e rinvenuto un altro inedito, questo poemetto western, Amore indiano, a metà strada fra Salgari o Salgari, che dir si voglia, e Dante, che abbiamo pubblicato in questa nuova edizione. Quindi gli inediti, diciamo l'inedito propriamente detto è questo Amore indiano, 12 giorni al mare è una riproposizione di questo allora inedito ambientato a Celle Ligure. Beh, sono curiosi perché parlando di Pavese parliamo di racconti ovviamente scritti da un ragazzino, ma di un ragazzino che era Cesare Pavese. Se vogliamo fare un paragone per rendere l'idea è vedere giocare Messi a 14 anni o Maradona, che già vedi che era diverso, quindi ci sono degli spunti molto interessanti ripresi. Poi chiaramente qui si tratta di un'edizione in un certo senso storico-critica, quindi con un apparato anche critico molto interessante, molto importante, in cui si è andati proprio alla ricerca di queste particolarità, di queste tematiche, di questi simbolismi, di queste espressioni che poi sono state, che sono rimaste un po', diciamo, una sorta di filo rosso nella prosa e anche nella poesia di Pavese.